Allora, guardiamoci in diretta, tanto ormai non riesco a registrare i cori della Juventus, parte quadrato! Perché Handanovic non si è buttato? Ma perché Handanovic non si butta mai? Ma perché Handanovic non si butta mai? La Juventus, 3 minuti ma nemmeno, 2 minuti e mezzo dalla fine, la risblocca, la rindirizza, ragazzi. John Borno innanzitutto, 3-2 per la Juventus in questo momento, 3-2 per la Juventus che adesso... Raga, vola perché questa è una partita bellissima, una delle partite più belle di questo campionato, una partita che ci ha tenuti attaccati allo schermo dall'inizio fino alla fine con una marea di errori anche arbitrali, di valutazioni, diciamo valutazioni, non per forza errori arbitrali, mi sono divertito tanto e andiamo al dunque. Prima di iniziare iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, rimanete fino a fine video perché vi pongo un quesito, vi faccio una domanda. Ma partiamo dalla partita in sé. Quadrato intanto sempre segna, non c'è una volta in cui Quadrato non vede nerazzurro e non segna. Se vede nerazzurro e non segna, lui segna sempre, continuamente. Allora andiamo al dunque. Non scontata per niente la partita. Non scontata per niente perché da una parte c'è la Juventus che deve dare il tutto per tutto se vuole andare in Champions, e tante altre occasioni non ne avrà assolutamente. Dall'altra parte c'è l'Inter che gioca per onore, per vendetta, per quella volta che la Juventus da campione d'Italia già matematica tolse la Champions all'Inter, e soprattutto motivo numero 3 perché l'Inter non ha smesso di correre, non aveva smesso di correre, tra l'altro sta ancora attaccando, non aveva smesso di correre perché? Perché aveva battuto 5-1 la Samp, aveva battuto 3-1 la Roma, quindi nonostante il titolo di campione d'Italia aveva continuato imperterrita a far punti. Quindi era comunque una partita tutt'altro che indirizzata da una possibile, diciamo, matematica, perché l'Inter non chiedeva più nulla, la Juventus invece chiedeva tanto, e invece è stata molto 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 divertente la partita. Innanzitutto i due rigori, partiamo dai due calci di rigore. Nel 2021 purtroppo questi due rigori sono due rigori che ti fischiano. Io dovessi scegliere io personalmente del rigore Darmian Cristiano Ronaldo e del rigore De Ligt Lautaro, ne avrei fischiati zero, se posso essere sincero. Il primo è un mischione in cui non si capisce un cazzo, e solitamente quando c'è un mischione di questo tipo l'arbitro dava fallo in attacco, adesso ogni minimo contatto gli puniscono. L'altro, De Ligt non guarda manco l'avversario, quindi manco guarda il pallone, stava andando a peffratte tipo Heidi, e invece gli fischiano rigore. Nel 2021 sono rigori che ti fischiano, c'è poco da fare. Io personalmente sono rigori che non vorrei vedere nel mio calcio. Poi ovviamente ognuno li interpreta come gli pare. Se abbiamo fatto un campionato con queste regole è giusto che quei rigori vengano fischiati. Ronaldo il rigore lo sbaglia, perché giustamente ce l'avevo al fantacalcio, lo sbaglia, lo tira in bocca ad Handanovic e poi su ribattuta fa gol. Quindi segna. Dall'altra parte è Lukaku a fare il rigore del pareggio. E io vorrei capire una cosa, no? Ho visto diversi interisti che come sempre si sono lamentati con Handanovic. A fine primo tempo tutti ad odiare Handanovic. Ma in che senso? Cioè, scusate, no? In che senso? Il primo lo prende sul rigore, il terzo lo prende sul rigore, il secondo è deviato da Eriksen. Ma come si fa a criticare Handanovic in questo caso, ragazzi? Ma allora dite che ce l'avete con lui a prescindere, vi va di criticarlo e basta, perché altrimenti non c'è altra spiegazione. Detto questo, il 2-1 lo fa come sempre Quadrato, l'ho detto. Quando Quadrato vede nero-azzurro impazzisce e fa gol, e Quadrato, ragazzi, segna il gol del 2-1 tirando da fuori una botta deviata da un Eriksen che per tutto il primo tempo è stato estremamente moscio, e poi fa il 3-1 sul calcio di rigore. Secondo me Pirlo qua ha fatto una gran cosa. Pirlo qua la decide, Pirlo qua si mette in modo imponente. Perché? Innanzitutto per la scelta di Kulusevski. Far giocare, tanto un altro cartellino rosso qua, Brozovic pure, e fa un fallaccio su Quadrato, ora lo aiuterà ad alzarsi e poi andrà via dal campo. Vi stavo dicendo, Kulusevski, a proposito di Brozovic, Kulusevski da attaccante, da accompagnamento a Cristiano Ronaldo, è una mossa geniale di Andrea Pirlo, che decide di lanciare innanzitutto Quadrato sulla fascia, ma esterno di centrocampo. Kulusevski da accompagnamento a Ronaldo, che quando va in ripiegamento difensivo va a fare scherma su Brozovic, impedendo all'Inter in questo caso di costruire. Secondo me è un'arma geniale da parte di Andrea Pirlo. Poi nel secondo tempo Conte, secondo me, risponde altrettanto bene per la mossa di mettere Ivan Perisic al posto di Darmian. Punto 1, perché l'Inter doveva per forza riprendere la partita, voleva riprenderla, era sotto, e giocando con Darmian non sarebbe stata una cosa positiva, perché è un giocatore prettamente difensivo. La scelta iniziale di Darmian è intelligente, uno perché Darmian sta
overperformando, due perché è un terzino, un esterno di centrocampo prettamente difensivo che avrebbe aiutato a limitare le folate offensive della Juventus. Però quando sei sotto è giusto che giochi in avanti, quindi l'ingresso di Perisic già per questo è intelligente. Detto questo, si rivela essere intelligente soprattutto per la crescita di Eriksen. A parte che Eriksen, non so se l'avete visto come l'ho visto io, è cresciuto nettamente in questa stagione, è diventato una mezzala vera e propria. Se prima si vedeva che si parlava di un trequartista che faceva la mezzala adattata, adesso Eriksen fa la mezzala perché è diventato una mezzala, e quindi tanto di cappello. Ma detto questo, nel secondo tempo Eriksen cresce perché ha la possibilità di dialogare con Perisic. Nonostante trovi difficoltà magari a dialogare con Darmian nel primo tempo, con Perisic c'è già più possibilità di palleggio, di costruzione, e quindi secondo me questa è una mossa vincente. Non ho capito l'idea di mettere questa partita di sabato alle 18 prima del derby, quando si poteva tranquillamente mettere magari domani sera o stasera il derby domani sera, visto che non ci sono coppe europee. Giocarle tutte e due oggi secondo me non ha senso, ti bruci una giornata di campionato e domani c'è veramente poca roba. Tra l'altro ho visto molti lamentarsi del biscotto, biscotto, vincono io perché fanno il biscotto. Ragazzi, non so se sapete cos'è il biscotto. Il biscotto avviene quando entrambe traggono vantaggio da questo. Ad esempio, l'ultima giornata può arrivare il biscotto se Atalanta e Milan pareggiano, perché l'Atalanta tiene il secondo posto e il Milan va in Champions qualora vincesse domani. Ma questo non è un biscotto. L'Inter non aveva interesse di mandare in Champions la Juventus. Anzi, se potesse scegliere non la manderebbe, visto comunque che la Juventus in Champions ha più potenza di fuoco e possibilità di prendere giocatori forti sul mercato. Discorso del doppio giallo, arriviamo al discorso del doppio giallo per Bentancur. Tanto è finita. Discorso del doppio giallo per Bentancur. Doppio giallo che secondo me non esiste, ma mai nella vita non esiste, non c'è, è un falletto inventato. Addirittura l'arbitro lascia correre, quindi non c'è proprio. Poi dopo va lì, doppio giallo rosso. Non si può fare, non puoi dare, regalare un cartellino rosso così a Cazzum De Canis, perché rischi di mandare a donne di facili costumi tutta la partita. Poi, non che Bentancur quest'anno abbia fatto benissimo, questa partita tra l'altro secondo me è molto bene, nel primo tempo ha fatto Rabiot, però in quel modo mandi a puttane tutti gli schemi della Juventus, perché poi è costretto a togliere Kulusevski, a mettere McKennie, a aggiungere un centrocampista. Poi Pirlo fa il trasformista ed è molto bravo a vincere questa partita, passa a tre dietro, poi mette Danilo davanti la difesa. Sì, assolutamente, però in quel caso hai perso la mossa, l'asso nella manica, il fatto che Kulusevski accompagnasse Ronaldo. Addirittura successivamente la Juventus ha dovuto togliere Ronaldo e mettere Morata, che è un giocatore che magari te la spizza, però è un giocatore che comunque non ti fa quella differenza come Ronaldo. Però la mossa di togliere Ronaldo secondo me è più che intelligente. L'Inter la pareggia con Chiellini, con l'autogol di Chiellini, dopo essere stato tanto così da prendere il gol da Vesino sul miracolo di Szczęsny, ma alla fine la vince la Juventus. Fatemi sapere la vostra, la mia domanda è: secondo voi alla fine chi andrà fuori dalla Champions, Juventus o Napoli? Perché? Scrivetelo qua sotto, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimi mi piace, buon Natale come sempre, ci vediamo in un prossimo video.